Un primo importante obiettivo è ormai vicino, è infatti a un passo la consegna dei lavori di ricostruzione del muro che sorge alle spalle della tribuna nord dello stadio San Filippo, ovvero quella che sorge di fronte alla curva sud, il settore storicamente destinato al tifo giallorosso. Gli interventi sono stati appaltati a una ditta di Pozzuoli, la Sacosem, chiamata a ricostruire la struttura franata nel maggio del 2011, poco prima dell'atteso concerto di Vasco Rossi, costretto ad annullare quello che sarebbe stato la sua terza esibizione in 5 anni in riva allo stretto. Gli organizzatori furono costretti a rimborsare circa 40.000 tagliandi già venduti e da allora la capienza dello stadio fu limitata a quota 6.900 posti. Per Messina vi fu anche un inevitabile contraccolpo d'immagine. Da 3 anni è recintata e ovviamente impercorribile anche l'arteria di collegamento che costeggia lo stadio, per anni percorsa da pullman e auto. A pesare anche una paradossale svista che portò all'apertura di un'inchiesta, alcune strutture in ferro risultarono infatti montate al contrario. Un errore di realizzazione esteso alla porzione di parete di sostegno che non a caso cedette di schianto dal momento che gli elementi non avrebbero esercitato la giusta trazione sul cemento provocando il cedimento. I lavori sono stati appaltati per una somma di poco inferiore ai 700.000 euro e dovrebbero essere consegnati nel corso del mese di maggio. Il muro è stato infatti riedificato correttamente e rinforzato con una trave ai piedi dei conci. Si attende adesso la sistemazione delle griglie protettive e la collocazione dei guardrail. Poi verrà posato l'asfalto e saranno ricollocati i cancelli e 2 pali dell'impianto di illuminazione. Per la piena funzionalità dell'area si attenderanno a quel punto i lavori di ripristino della strada d'accesso al polo sportivo di San Filippo e in particolare al palazzetto dello sport, chiusa ormai al transito da anni, e dell'arteria che conduce alla tangenziale, una bretella franata in più punti con la circolazione limitata ormai da tempo a una unica corsia di marcia.